Buongiorno a tutti, prosegue la nostra diretta, bentornati con Toscana Mattina, questo è il momento dedicato all'ospite. Allora diamo subito il benvenuto a Matteo Colombi, dirigente di Publiacqua, buongiorno e bentornato a Toscana Mattina. Buongiorno a tutti i telespettatori. Come avrete immaginato, protagonista è Publiacqua, che come sapete gestisce gran parte, diciamo, del territorio per quanto riguarda Firenze, Prato e parte del Parte Pistoiese pistoiese e parte dell'Aretino. e parte dell'Aretino, quindi insomma sicuramente anche in espansione. Ci sono delle buone, diciamo, novità, parliamo di rimborsi, in particolare quindi un paio di rimborsi, a partire da quello che riguarda la depurazione in base alla sentenza 335 del 2008, quindi buone notizie per i cittadini. Sì, allora in questo momento noi stiamo erogando due rimborsi con le bollette le prime bollette che stanno arrivando del 2014. Gli utenti troveranno, diciamo, 5 euro, non una grande cifra, ma questo è quello che è stato il calcolo fatto dall'autorità idrica toscana in base alla normativa nazionale, il rimborso per, diciamo, il periodo che va da luglio 2011 al dicembre 2011 è relativo alla quota di tariffa legata alla remunerazione che era stata abrogata dal referendum. E con questo, diciamo, si chiude un periodo abbastanza lungo in cui, diciamo, non era chiaro quanto dovesse essere restituito e come dovesse essere restituito. L'anno scorso l'autorità ha deliberato a ottobre le modalità di rimborso e quindi è avviato e, diciamo, nell'arco del primo trimestre restituiremo ai cittadini circa 3 milioni e 3. Poi, diciamo, continua il rimborso relativo alla 335, diciamo, che è una sigla un po' strana che sta a riferirsi ad una sentenza della Corte Costituzionale che abrogò una tariffa che era applicata in tutta Italia ed era relativa alla depurazione anche, che veniva pagata anche da coloro che non erano Ecco, allacciati al depuratore. esatto, sì. Questa era una legge nazionale che, diciamo, si ispirava ad un principio guida, cioè che chi inquina paga. Quindi fu abrogata però dalla Corte Costituzionale e quindi, diciamo, dal 2008 coloro che non sono allacciati al depuratore non pagano più la quota tariffaria connessa al servizio di depurazione e poi noi abbiamo cominciato a rimborsare il periodo pagato precedentemente. Ecco, quindi in pratica guardando le nostre bollette, insomma, vedremo queste piccole, diciamo, aggiunte. Ecco, Sì. diamo anche un consiglio sulla lettura, per esempio, del contatore, insomma, dell'acqua, perché spesso il cittadino tende a non farlo e poi dopo si creano problemi. Ecco, un consiglio proprio da un dirigente di Publiacqua, sempre, cioè meglio abbondare quando è ficere, quindi sempre, diciamo, tenere sotto controllo i consumi. Sì, questo è molto importante. Noi facciamo due letture l'anno, che sono quindi due letture una lettura ogni 6 mesi. In questo arco di tempo noi consigliamo ai cittadini di leggere regolarmente il contatore perché potrebbero esserci delle perdite occulte Esatto, sì. che determinano ovviamente poi un innalzamento del consumo e quindi del costo della bolletta. Quindi è importante leggere il contatore, così come è importante assicurarsi contro le perdite. Diciamo, l'assicurazione può essere fatta attraverso Publiacqua, ha un costo abbastanza irrisorio, 7 euro e qualcosa, però garantisce che nel caso in cui ci siano delle perdite, i consumi eccedenti il 50% del consumo storico vengono pagati dall'assicurazione. E questo, diciamo, è un consiglio E che nel noi caso di diamo. rottura di tubo, chi è che Quindi, allora, copre il il caso costo? ovviamente la rottura del tubo, l'assicurazione non la paga, uno dovrebbe avere all'interno un'assicurazione per i danni che Ecco, ok. vengono causati, però l'assicurazione paga, diciamo, il consumo dell'acqua. E devo dire, noi vediamo spesso cittadini che hanno avuto delle perdite e che hanno dei costi significativi.
e senza l'assicurazione, diciamo, può diventare un problema, soprattutto Certo. anche in un periodo di crisi come Certo, questo. quindi insomma, Chi ha bene. giardini, chi ha comunque uno spazio importante tra il contatore posto sulla strada e, diciamo, la casa, è bene che si faccia l'assicurazione. Anche, per esempio, chi ha impianti interni, autoclave, eccetera, che a volte queste Certo. perdono, non ci se ne Non rende ce ne conto accorgiamo, e certo. poi sono spese importanti. Ritornando un attimo sulla restituzione della quota relativa alle depurazioni, io ricordo ai cittadini che devono fare domanda. Anche questo, diciamo, non è una cosa che ha stabilito Publiacqua, ma è stabilito dalla normativa nazionale. E quindi è importante che i cittadini facciano domanda. Sul sito di Publiacqua ci sono tutte le indicazioni per poter richiedere il rimborso legato alla quota di depurazione pagata senza che questo fosse dovuto, in base alla sentenza della Corte Costituzionale, nei 5 anni precedenti il 2008. Quindi mi raccomando, fate domanda, andate sul sito di Publiacqua, controllate come si può fare, o telefonate anche ai nostri numeri verdi per avere informazioni più dettagliate. Benissimo, e c'è anche però un'altra novità, c'è una nuova sede a Prato, non più quella di via, insomma, storica di via Tergetti, ma in una, insomma, tutt'altra zona, zona declassata, in via del Gelso In via del esattamente. Gelso. Ecco, allora come mai questo cambiamento? C'è Allora, un... il cambiamento, diciamo, è dovuto alla necessità di riorganizzare una sede che ormai non era più funzionale, quella di via Tergetti. Diciamo obsoleta. Ovviamente era ormai diventata obsoleta, era una sede nata e importante quando il Consiak gestiva anche l'acquedotto e poi anche quando il Consiak, diciamo, in quella sede svolgeva tutte le sue attività. Ovviamente ormai il Consiak da anni ha un'altra sede, una sede importante, sicuramente prestigiosa, e lo spazio ormai era diventato sempre più obsoleto. I cittadini che si sono hanno avuto modo di andare all'ufficio al pubblico, sicuramente possono testimoniare di come era necessario un cambiamento. Quindi una nuova sede in un luogo abbastanza accessibile, perché è comunque sulla vicina declassata, in via del Gelso, che aprirà dal 24, quindi di nuovi uffici al pubblico. Ricordo che dal 21 gli uffici di via Targetti chiuderanno per consentire il trasferimento nella nuova sede, e dal 24 quindi i cittadini potranno andare nel nuovo luogo, nella nuova sede, nel nuovo ufficio al pubblico. Ecco, poi un'altra domanda, diciamo, di curiosità giornalistica. Siamo in un periodo appunto di crisi, come si stanno comportando i cittadini? Cioè risparmiano nell'utilizzo dell'acqua, stanno attenti oppure diciamo, su certe cose fondamentali, appunto come l'acqua, diciamo, si tende a chiudere un occhio? È una mia curiosità, No, il mio la piccolo sondaggio. domanda è importante. Io devo dire, i cittadini del nostro ambito sono molto virtuosi per quanto riguarda l'acqua, nel senso che E il questo fa consumo piacere per una serie di motivi, fa no? piacere per una serie di motivi, perché Dal... ovviamente l'acqua è un bene che non va sprecato, e perché per produrre acqua potabile è necessario impiegare, diciamo, elementi importanti, trattamenti importanti, ma è necessario, per poter portare l'acqua nelle case, è necessario anche utilizzare molta energia elettrica. Quindi il risparmio dell'acqua si porta dietro sicuramente un vantaggio economico per le famiglie, ma anche un vantaggio economico per l'ambiente, dell'ambiente, in certo. termini sia di acqua che non viene consumata e di energia elettrica che non viene consumata. Perché dicevo virtuosi? Perché nel nostro ambito il consumo medio di una famiglia è di circa 100-110 metri cubi. A volte leggiamo delle ricerche, degli studi che parlano di 250 metri cubi. Ecco, da noi siamo ben sotto la metà. Tant'è vero che una fattura annuale, un costo annuale per una famiglia media, quindi di 3 persone, è di circa 240 euro IVA compresa, quindi molto lontano dalle 450-500 euro che a volte si leggono. Ecco. Però è importante comunque mantenere, diciamo, un'attenzione, soprattutto nelle zone di possibile crisi idrica, e il nostro territorio ne ha ancora, e diciamo in periodi dove questa può mancare, soprattutto nei periodi estivi, immediatamente dopo l'estate. Comunque, ecco, diciamo, noi vediamo che i consumi stanno progressivamente
scendendo, calando, riducendosi. Sì, questa è da anni ormai questa è la tendenza nel nostro ambito. E infine, in base, diciamo, a dei dati che sono stati proprio pubblicati, sono emersi, nella spesa degli italiani c'è sempre meno l'acqua minerale. Quindi questo si legge come invece un maggiore utilizzo dell'acqua del rubinetto. Publiacqua è una delle maestre, diciamo, in questo, che ha sempre puntato, no, su una campagna Certo. proprio di promozione dell'utilizzo dell'acqua potabile, e i dati, insomma, le hanno dato ragione. Sì, devo dire, da quando abbiamo cominciato a erogare il servizio idrico e a fare le prime analisi su quanti cittadini, quanti utenti bevevano l'acqua del rubinetto, ad oggi il mondo, devo dire, è sostanzialmente cambiato. Adesso circa il 60% di cittadini beve l'acqua del rubinetto regolarmente contro una tendenza che era del 25-30% solo 6-7 anni fa. Questo grazie sicuramente a un'informazione che abbiamo fatto, a delle campagne che abbiamo fatto sulla qualità dell'acqua, ma soprattutto grazie al fatto che la qualità dell'acqua per effetto degli investimenti realizzati è migliorata notevolmente. Quindi, soprattutto grazie ai filtri a carbone attivo che stiamo inserendo in tutti i nostri processi di potabilizzazione, il meno cloro che è presente Ecco, sì, che all'interno poi era quella la dell'acqua, che poi questione, era quello diciamo, che preoccupava essenzialmente, di più. sì, che faceva sentire un odore sgradevole, garantisce, diciamo, una qualità migliore dell'acqua. Qualità, parlo delle caratteristiche non intrinseche e non di potabilità, ma proprio dell'odore e del E del sapore. sapore. E cosa succede? Sicuramente con il risparmio dell'acqua comprata, dell'acqua in bottiglia comprata, che non viene più comprata, le famiglie ripagano anche la bolletta Ecco, dell'acqua, perché questo è vi un altro ripetevo, scalcolo, diciamo, 240 che è euro. Sì, interessante. perché 240 euro di bolletta contro, fate il calcolo voi, quanto può costare una bottiglia d'acqua minerale e per tutto il suo costo moltiplicate per tutto l'anno, vedete che siamo lì. E sicuramente un altro elemento positivo nel far bere l'acqua ai cittadini sono i Ecco, fontanelli. infatti, vi volevo arrivare, c'è lo zampino anche del Del fontanello, fontanello, insomma. sì, quello sicuramente è un Ricordiamo quanti elemento. sono, perché sono Ma davvero tanti ora. noi stiamo arrivando a circa 80 Insomma. fontanelli. Fra poco festeggeremo i 100 milioni di litri erogati ai 100 fontanelli. milioni 100 di litri, milioni di tanta litri. roba. Voi calcolate che un costo di una bottiglia, di un litro d'acqua comprata al supermercato, prendiamo una bottiglia base, può costare 0,50, 0,30 euro al litro, fate il calcolo quanto le famiglie hanno risparmiato andando ai fontanelli. Si parla di 30 milioni di euro risparmiati, sono cifre, credo, importanti in un momento come questo, ma comunque sempre. Non saranno molto felici i produttori di acqua minerale, ma insomma, quello è un altro campo. Oh no. Noi ringraziamo tantissimo Matteo Colombi, Grazie dirigente di Publiacqua, per essere stato qua con noi. Buon lavoro. Soprattutto ringraziamo voi per averci seguiti. Continuate a farlo. Noi andiamo avanti con la nostra programmazione. Poi, per quanto ci riguarda, ci rivediamo intorno alle 12:30 con la TG Flash e poi alle 13:40 circa con il TG Meridiano. A più tardi.